A me dà l'idea che questa birra non sia poi di quelle industriali. Adesso sentiamo. Allora, è una birra industriale o? È una birra artigianale prodotta da noi a Monturano. A Monturano? Sì, sì, Monturano. Monturano avete la, praticamente una fabbrica di questa birra così naturale che è squisita. Monturano, provincia di Fermo. Finalmente, Fermani. Fermo. Non apriste le porte. A Vittorio Emanuele II quando passò e vi fregò e l'ha detto Ascoli Piceno. Vabbè, questa è la storia. Comunque, congratulazioni. Allora sarebbe la DUEP, no? Sì. Quella là. Ecco. DUEP, mi fa piacere, siete qui. Adesso mi bevo questa, poi ci ritorno. Ok. Ce l'avete ancora? Come no? Bene. Benissimo. Abbiamo anche una bella esposizione sì, ma... dei nostri prodotti. Tutti questi ci avete? Sì. Tutte birre vostre? Sì. E me coglioni, scusate, questa la cancello però, la battuta, però secondo bicchiere della nota birra artigianata alla spina DUEP di Monturano, non ditelo a mia moglie però, mi raccomando. Allora, questa birra è una che porto in mano, è una bionda, number 5, è una delle prime che abbiamo ideato. E ovviamente il nostro fiore all'occhiello è una birra ad alta fermentazione e il luppolo leggermente luppolata, un luppolo gradevole, malto d'orzo, appena appena malto di grano, e lievito e acqua, questi sono gli ingredienti principali. E il luppolo dove lo prendete? Allora, il luppolo su questa birra qui è acquistato, ma su altre tipologie di birra che produciamo è di nostra produzione. Quindi fate il luppolo, fresco. Tutto fate voi? Sì, sì. Ma una cosa, una domanda, è laborioso fare la birra artigianale? Beh, è laborioso sì, come tutti i lavori, ma soprattutto è una questione di attenzione alla pulizia delle cisterne, delle materie prime, quindi è più il lavoro della scelta e della cura della pulizia degli ambienti, ecco. Comunque noi stiamo... Io le seguo un po' queste birre artigianali, questa non la conoscevo, l'ho conosciuta qui, ieri me ne sono fatti, non dico il numero di bicchieri perché potrebbe mia moglie saperlo, e ne ho fatti 5 di bicchieri e stavo benissimo, ha questa bionda qui proprio, ha proprio un sapore che io non è che sono un esperto in queste cose, però un sapore, l'ho bevuta tanta perché mi piaceva. E sì, andava gradevole, giù bene, gradevole, leggera, da pasto. Non filtrata, rimane corposa, non dà fastidio all'alcol, quindi poi perfetto. Abbiamo l'esempio dei 5 bicchieri. Sì, quello sì, ma comunque, però ripeto, è da pasto, quindi è viva. È viva perché non è filtrata, c'è un deposito, ma è tutto naturale, è lievito, quindi vitamine, sali minerali. Esatto. E qui è una produzione nostra che non è lontana da qui, Monturano, provincia di Fermo, Fermani, siete Fermani, anche lui lo ripigliamo, che è stato lui a convincermi. Mio padre, sì, capo famiglia e... Esperto in birra. Esperto è lui. No, come tu non sei l'esperto. Vabbè, io mi occupo della produzione, lui è l'esperto nel... Lui è l'assaggiatore? L'assaggiatore, il venditore, il promotore. L'avevo capito l'assaggiatore. Infatti mi ha convinto lui, mi ha detto, io perché scelgo quella bionda, mi ha detto è veramente buona, d'altra parte. Però è vero che è veramente, perché... Non è limpida, trasparente come quelle, diciamo, industriali. La vedi che è, capito, è come il vino che si faceva una volta in campagna. Era diverso, c'ha un sapore veramente buono. E ve lo dico sinceramente. E se io adesso sto facendo per il mio, questa volta, YouTube, vai su YouTube, quindi va oltre, è perché io sono convinto. Io non è che lo faccio per mestiere questo. Sì, quindi sì, è tutto gratuito. Però ecco,
A un certo punto, ecco, quella lì è rossa. Questa è una birra rossa. Questa è una birra rossa, la inquadriamo. Lo stesso, alta fermentazione, 5 gradi e mezzi. Perché questa da quanto è da questa qui? Sempre 5 gradi. 5 gradi. Sì. È leggera anche quella. Queste due tipologie sono le prime che abbiamo realizzato appena abbiamo aperto. Perfetto. Il siete venuti a Corridonia per questa bella festa della Marche, per la Marche Storie. Marche Storie. Che è un fatto che regionale della regione, dell'assessore alla cultura e al turismo della regione, quindi stavate qui e l'occasione per conoscere Corridonia e farci per farvi conoscere da me, che molto convintamente io qui sto riprendendo il vostro prodotto e vi ringrazio di questo, perché la ricchezza nostra siete anche voi, capito? E bisogna difendere questa italianità, questa questo località. Prodotto. Sì, anche perché poi i nostri monaci medievali facevano sta birra, quindi avete ripreso anche delle forme. Sì, 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 sì. Perfetto, grazie.